trovarvi qui. Come è stato lavorare a questo film per Valentina da un punto di vista appunto di attrice, il ruolo che interpreti è Giada, invece Alessandro, tu da regista come hai diretto questa generazione di comici, perché sono tante generazioni, no? Da Pozzetto, Valentina, Misio, Tano, cioè. Sì, tante. Per me lavorare su questo set è stato prezioso, anche inusuale, perché non tutti i set sono così, perché c'era una serenità, allo stesso tempo una serietà, no? Un divertimento, un amore per il cinema, un'attenzione da parte del regista a tutto, a 360 gradi anche a noi. Insomma, il regista già di solito deve occuparsi di tutto, e a volte capita che l'attore ne subisce un po', no, questa cosa, perché uno non può stare dietro a tutto quanto. Io invece Alessandro si accorgeva anche, non so, se tu stavi col mento troppo in avanti, ti diceva stai indietro, perché non devi chiedere scusa, non stai chiedendo scusa. Questo è magnifico, magnifico. Me lo ricorderò, questo è il primo mio giorno di riprese, che poi era l'ultima scena del film, tra l'altro, praticamente. E io ho pensato, wow, è bello, così ti affidi, no? Cioè, proprio se è così ti affidi. E poi c'è ascolto, c'era anche verità, onestà, cioè ci dicevamo le cose in maniera bella, costruttiva, senza filtri, no? Dettati dal manierismo, non lo so, diplomazie del cavolo. Quindi è bello. No, per me come è stato, come ho fatto con gli psicofarmaci. No? No, sai quando tu provi a pensare, non so, mi viene il paragone culinario qua, no? Però che è davvero, tu hai tutti questi ingredienti e insomma te li sei andati a cercare, sono assolutamente di prima scelta, sono proprio quelli che volevi te, magari poi invece non hai trovato quello che volevi te, ma hai trovato in un posto un'altra cosa che è ancora meglio di quella che stavi cercando. E lì hai quello, no? Dopodiché un po' di esperienza nel cucinare la devi avere, perché se no proprio... Però magicamente, insomma, dei piatti vengono, poi alla fine il piatto viene buono oppure il piatto no, no? E c'è sempre una cosa di mistero, nel senso che tu puoi metterci quanto vuoi il tuo amore per ciò che stai facendo, cercare di essere simpatico a tutti, comprensivo, duro, morbido e tutte queste cose qua, no? Però c'è come un fatto che non dipende da te, no? E in questo senso a me ha insegnato questo, no? Che alcune volte se lasci andare e non fai dipendere tutto da te, nonostante tu sia il regista, caspita, no? E quindi dovresti, le cose possono venire bene. Qua il piatto secondo me è ricco e quindi mi ci ficco. È gustoso. Sì. Si parla della donna ideale, no? A un certo punto viene rappresentata un po' la donna ideale. A te anche Valentina, dell'uomo ideale. Esatto, tu l'uomo, perché comunque, no, il tuo personaggio si invaghisce di questo. Il personaggio sogna, sì. Sogna questo forse, uomo. Che poi forse però è all'apparenza, perché magari non pone attenzione, no, alla donna che è accanto realmente. Sì, ma insomma è tutto, sì, per anche tutto naturale, cioè nel senso sta vivendo un momento di difficoltà, per cui no, in realtà anche quando lo incontra Giada, anche Guido in un momento particolare della sua vita, sì, quindi sì, non è neanche ciò che la sua essenza, non è neanche quella, no? Non so come dire, questo io lo trovo tanto interessante, quindi aspetti del film che amo. E qual è il tuo uomo ideale? No, mai avuto. Tu lo vorresti costruire? No, non mi interessano queste cose, non mi sono mai interessate neanche da piccola, proprio... A parte io faccio sempre la distinzione tra ciò che si desidera e ciò di cui si ha bisogno, e credo che sia molto più importante ciò di cui hai bisogno in generale, no? E comunque non mi sono mai interessati gli schemi, le cose, cioè proprio... No, mi piacciono le cose per quello che sono, in generale le persone, non per quello che potrebbero essere, ecco. Assolutamente. E invece, per te, quando hai pensato a rappresentare la donna ideale, hai fatto un casting e scelto Chiara, la sua prima volta, diciamo, sul set? Ti dico, c'è sicuramente la presunzione che quello che dicevo prima, insomma, che quello che interessa a me poi interessa a tutti, no? Anzi, non lo dicevo a te, quindi te lo dico adesso. E però sì, insomma, sono state viste prima tante attrici, poi insomma di fianco c'era pure questa, per cui andava, insomma,
andava bilanciata la cosa, se no veramente risultava. Per cui sono state viste delle attrici, però poi alla fine, essendo così irreale lei, secondo me se arrivava proprio da un altro mondo e nessuno l'aveva mai vista, a mio parere poteva essere così un po' più forte l'apparizione. E poi come ho fatto? Insomma, ho fatto poi i provini, quindi tra le modelle ne ho viste veramente tante. La cosa principale, ma sì, di là sono interessati anche i provini, io dico come la e poi da cosa si è partito? Si è partito dal fatto che non fosse una cagna, per cui che sapesse recitare, è stata la prima, insomma, che non essendo poi un'attrice, cercando di capire in che modo io potevo lavorare, tirarle fuori delle cose. E dopodiché, annullando completamente, come dire, uno stereotipo che non mi appartiene, cioè che la donna ideale debba essere necessariamente una bonazza, che abbia una cosa avvenente, e così. Per cui lei aveva sicuramente una bellezza che è indubbia, però porta con sé tutto una cosa, secondo me, fine, raffinata, porta un'ingenuità, porta un'innocenza che a mio parere è più interessante da vedere, anche per come è vestita, perché poi insomma come l'ho vestita, perché tutta questa cosa bon ton, per cui è l'esatto contrario. Dopodiché si porta sicuramente dietro il fatto che fa le pulizie in casa in lingerie, che cucina benissimo, ti prepara il tuo cocktail preferito, fa l'amore come nessuna al mondo e te lo dice, tu sei un figo, come fai l'amore tu, non lo fa nessuno. Si parla di calcio. Tiene la tua squadra di calcio e via dicendo, e quindi quelle cose poi erano dentro al personaggio scritto. Però lei mi pareva portasse questo, insomma, che non avevamo nulla di rifatto, non avevamo, se le tette non ci sono, non ci sono. E poi sì, cioè chiaramente non posso non proiettarmici io nel momento in cui la scelgo, per cui insomma mi piaceva anche a me, ecco. Ciao Fan Week. Ciao Fan Week, 11 marzo al cinema, ma che bella sorpresa.